diffusione del Covid-19 in tutto il mondo sembra presentare chiaramente delle notevoli differenze dei tassi epidemici e di mortalità, anche se i numeri sono viziati da rilevante incertezza. È plausibile che l'esposizione prolungata ad alto inquinamento atmosferico possa incrementare la vulnerabilità degli esposti a contrarre, se contagiati, delle forme più importanti con prognosi più gravi. Tuttavia, analizzando i dati scientifici disponibili in letteratura a tutt'oggi, il ruolo dell'inquinamento atmosferico deve ancora essere chiarito rispetto ad altri fattori concomitanti e confondenti come la densità di popolazione, l'età media della popolazione, gli usi sociali ed anche l'effettiva durata dell'esposizione. Quindi non è immediato tradurre concentrazioni elevate di polveri sottili PM2,5 e PM10 come una spiegazione diretta dei diversi tassi di mortalità. Ci sono focolai in diverse aree del pianeta caratterizzati da inquinamento diverso, anche basso inquinamento, pertanto tutte le concause devono essere analizzate contemporaneamente per avere una maggiore comprensione del fenomeno.